Eccoci qua di nuovo alle prese con un altro delitto. Questa volta sull'ambiente di Formula 1. Infatti il film si chiama Delitto in Formula 1. È un giallo. Un giallo così giallo che più giallo non si può, insomma. Il fatto poi che sia stato trovato nel bagagliaio della sua stessa macchina fa pensare di più a una vendetta. Può darsi che sì e può darsi che no. Può darsi che è una vendetta, può darsi che non è una vendetta. Scusi tanto, eh. Fino all'ultimo, quello di Paolo Cortesi a Monza. Infatti io sono venuto per parlare proprio di quello. Avete scoperto qualcosa? Ha capito che ha fatto questo? Si è rubato la macchina col morto dentro, non è mica cazzi! Vergine! E io che ne so se era vergine, morto era di sicuro. Insomma, non è che mia moglie sia così brutta, no? Anzi, è che parompico io. No, voglio dirmi, moglie rompe. Beh, con le mogli bisogna avere un po' di comprensione. Sparatori, inseguimenti, scazzottate, schiaffi. Fermi, fermi! Aiuto! Aiuto! A terra! Aiuto! Aiuto! Senti, è senza gridare! Che fai, ispettore? Ma che mo' ammazzare? Io sono un buon cristiano, porgo sempre l'altra guancia. Ma scusi, ispettore, ma come mai avete un guanto rosso e uno verde? Che cos'è? Una cosa casuale o è voluta? No, è voluta, Gargiù. Io con questo te fermo, vedi? E con questo te do via libera per andare a fanculo. Balletti, canzoni. Domani per voi ancora sport, giochi, formazioni, musica, musica, musica. Capi quello che c'è, mica c'hai bisogno di fare aerobica, te. Ti piace Dalla? Sono il cantante. Ah, allora mai uno informato male. C'è un po' di maretta in famiglia perché i soldi non bastano mai, però... Beh, il prete che ci ha detto quando ci siamo sposati? Ha detto che dovevamo stare uniti nel bene e nel male. E adesso come stiamo? Beh, conduce il male 3-0. Mi dispiace, amico. Mi pagano molto bene per farlo. Oh! Ispettore Giraldi, non lo conoscevi nemmeno. Ma perché lo volevi ammazzare? Chi t'ha pagato per farmi la pelle? Ma che ne so. Io ricevo le ordinazioni per telefono. E poi vado a ridare i soldi. Come quello che ordina il cappuccino col cornetto. È il cappuccino, me l'avete portato voi stamattina. E questo è il cornetto. Bambini, giovani, vecchietti, uomini, donne, belli e brutti. Qua veramente c'è un film per tutti. Ne vedrete veramente di tutti i colori, eh? Ciao, ci vediamo al cinema. Ciao.